È stato presentato a Sulmona, nel foyer del Teatro Comunale Maria Caniglia, il nuovo libro del professor Raffaele Giannantonio, dal titolo Yannis Xenakis, Le Corbusier, architettura, musica, pensieri, Cangemi editore. Il volume si presenta in bella veste tipografica, 176 pagine, copertina flessibile, pubblicato l'8 novembre del 2022. Una serata speciale, non solo la presentazione di un libro, ma una serata dedicata alla musica, all'architettura, alla cultura. Non a caso la serata è stata definita un evento pluriculturale, Serata Xenakis, nel centenario della nascita del compositore greco. Ma chi era Yannis Xenakis? Un compositore di musica anche acustica ed elettronica, ma anche un ingegnere architetto che collaborava con Le Corbusier, originario della Grecia, ma naturalizzato francese. Ci dice tutto Raffaele Giannantonio. Come è nata questa idea? È nata perché mi interessano sempre i rapporti trasversali tra le, chiamiamole, attività artistiche dell'uomo con le attività creative, no? Mi sono interessato in passato dei rapporti tra architettura e letteratura. In questo caso mi sono interessato dei rapporti tra architettura e musica, che è un tema che attraversa nei secoli l'architettura, ma che trova un personaggio straordinario, come ha detto lei, in Yannis Xenakis, che nasce musicista, nel senso che nasce con una grande passione per la musica fin da bambino. Poi è costretto a fuggire dalla Grecia appena nel post-guerra in Francia e trova lavoro presso lo studio delle Corbusier. Ed è l'unico ingegnere, quindi fa la carriera da ingegnere, poi si appassiona all'architettura e anche troppo, perché poi a un certo punto diventa ingombrante per le Corbusier che lo licenzia dallo studio, lo manda via. E lui a questo punto ha una doppia strada, quella di fare il musicista, fare l'architetto. Fa l'uno e l'altro, ma l'architetto non raggiunge le vette del periodo precedente perché non ha un patron come Le Corbusier, ovviamente, ma fa una sintesi tra le due, cioè fa l'architettura di musica, cioè crea delle installazioni musicali. Una serata culturale, dicevamo, con un pubblico colto ed attento, come sempre agli eventi del professor Giannantonio. Sono intervenuti Gianfranco Di Piero, sindaco di Sulmona, Paolo Signore, governatore di distretto Rotary 2090, Franca Colella, presidente Rotary Club di Sulmona, Fabrizio Politi, docente universitario dell'Aquila, in rappresentanza della Fondazione Caixpac, Gaetano Di Bacco, direttore artistico della Camerata Musicale Sulmonese, Alessandro Castagnaro, Università Federico II di Napoli, governatore del distretto del Rotary 2191, e infine Raffaele Giannantonio, docente universitario ed autore del libro. Sabrina Cardone ha eseguito al pianoforte alcuni brani di Yannis Xenakis. Componeva, che era un compositore. È musica contemporanea, elettronica, diciamo, stocastica e tra l'altro è un inventore di uno strumento che si chiama Upic, che consente tramite il disegno di comporre appunto musica disegnando e poi cancellando eventualmente. Quindi è uno strumento, è un grande anche costruttore, diciamo, no? Dal punto di vista un intellettuale organico, per dirla alla Gramsci, insomma, che affronta tutti gli aspetti della musica. Abbiamo fatto questo connubio grazie al Rotary Club di Sulmona e grazie alla Fondazione Carispa che ha finanziato l'opera. Il professor Raffaele Giannantonio, docente universitario, ha realizzato molte cose, molte attività culturali in questi anni ed ha ricoperto
e ricopre tuttora molti incarichi. Gian Antonio è molto conosciuto ed apprezzato in città, in Abruzzo ed anche oltre. È professore associato di storia dell'architettura dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, è socio ordinario del Centro Studi per la Storia dell'Architettura di Roma, membro dell'Associazione Italiana di Storia Urbana, membro dell'UDEX, dell'Università Bauman di Weimar e dell'Associazione Les Amis di Jeanne Xenakis di Parigi. È componente del consiglio direttivo del Centro Nazionale di Studi Dannunziani, presidente e direttore artistico del Premio Sulmona, rassegna internazionale di arte contemporanea. Fa parte del comitato di redazione della rivista Palladio, è direttore della collana ACAB, Architettura Contemporanea in Abruzzo, è membro del comitato editoriale della collana Architettura e Territorio dell'Università d'Annunzio. Ha svolto attività didattica presso il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, Università di Roma, Università dell'Aquila. È coordinatore italiano di architettura e letteratura tra Adriatico e Mar Nero, storia di archeologia e conservazione, convenzione tra l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e di Pescara e l'Università Ovidius di Costanza in Romania. Nel 2017 è stato responsabile della commissione organizzazione delle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio. Nel 2022 è stato coordinatore del comitato tecnico-scientifico per la candidatura di Sulmona a capitale italiana della cultura. È tuttora consulente scientifico nella realizzazione del museo laboratorio di Ovidio a Sulmona. Le sue ricerche scientifiche, partite dall'architettura fra le due guerre, si sono recentemente estese ai rapporti dell'architettura con la letteratura e la musica. Sue opere sono state tradotte e pubblicate anche all'estero. Ha realizzato numerose pubblicazioni ed anche libri di poesie. Possiamo ben definirlo, dunque, un uomo di elevata cultura. Non è il primo libro che lei scrive, ne ha scritti tanti e io ho avuto il piacere e l'onore di presentarne qualcuno in televisione, anzi parecchi in televisione. Continuerà ancora? Beh, diciamo il mio lavoro, quindi lo Rimane lo devo fare, scrittore, oltre sì. che il poeta. Bah, poi il poeta è un hobby. Questo di scrivere di architettura è un altro discorso. Ed è la sua professione, poi. Sì, è il mio appunto professore universitario. Insegno architettura, la studio, ma cerchiamo di trovare anche qualche cosa che sia utile per la vita di tutti i giorni. E questo rapporto così straordinario tra musica e architettura ci fa capire che la creatività è unica e quindi scrivere un'opera, una partitura musicale e progettare un edificio architettonico è la stessa cosa, la stessa attività, il che ci fa capire che la cosa importante per l'uomo è creare qualche cosa di nuovo, andare al di là di quello che esiste e che si vede.